Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il Master Mouse S che insieme al modello Lite S sono stati presentati poche settimane fa da Cooler Master e vanno ad ampliare la serie Master Mouse. Partendo dalla confezione, classica confezione elegante e classica della Cooler Master, sulla quale ritroviamo l'immagine illustrativa del prodotto e altre informazioni, sia nella parte frontale, sia laterale, sia in quella posteriore. All'interno della confezione troveremo semplicemente il manuale di istruzioni del mouse ed il mouse stesso. Come possiamo notare, il design del Cooler Master Mouse S è davvero semplice, nonché elegante. Dando uno sguardo più da vicino possiamo osservare la colorazione tendente al grigio scuro, possiamo dire anche canna di fucile, e della particolare verniciatura che è stata applicata nella parte superiore di quella laterale. Nel dorso troviamo il logo della Cooler Master e ancora prima un inserto in plastica che garantirà la retroilluminazione RGB del mouse, nonché ci farà da indicatore per i vari step DPI che il mouse ci consente. Nella parte avanzata troviamo un singolo tasto per lo switch di DPI, DPI impostabili fino a 7000, una rotellina di tipo cliccabile, abbastanza silenziosa, con un classico rivestimento texturizzato in gomma, due classici tasti principali dotati di switch home run. Come possiamo vedere, il mouse è anche ambidestro e ergonomico. Nella parte sinistra osserviamo la presenza di due tasti abbastanza silenziosi con un buon feedback e nella parte di destra non troviamo alcun tasto. Quindi anche se è un mouse ambidestro come forma e design non ci permetterà, non, cioè, non permetterà alle persone mancine di poterlo utilizzare a meno che non richiedano l'utilizzo di tasti laterali. Rotando il mouse in posizione frontale possiamo osservare meglio l'ergonomia e la forma del Master Mouse S. Spostandoci invece nel lato inferiore possiamo osservare due mousefit nella zona inferiore ed uno più grande nella zona superiore. Centralmente troviamo il sensore che è un PixArt PMW3330 che, come abbiamo detto, ci permetterà di portare i DPI fino a 7000. È dotato anche di una memoria integrata da 512 KB con cui potremo creare macro, comunque personalizzare assegnazione dei tasti, i tasti presenti sul mouse stesso ed interfacciarlo anche con il software di gestione Portal che è stato rilasciato da Corsair pochi mesi fa. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto e il connettore non è placcato oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com dove troverete come sempre ulteriori immagini, ulteriori informazioni e i nostri test. Con questo è davvero tutto, un saluto a tutto lo staff.